Buondì, oggi facciamo non una recensione perché il prodotto è nuovo, quindi non ho avuto modo ancora di testarlo, del, come avrete intuito immagino dal titolo, Miss Manga Mega Volume Mascara, che è questo mascara qua che mi ha dato una mia collega un paio di giorni fa, perché l'ha trovato in offerta, le avevo fatto un favore, insomma avevo visto la pubblicità, gliel'avevo detto e me l'ha preso. Allora vi faccio vedere innanzitutto lo scovolino di questo mascara, che ha una forma conica, e vi dico in anteprima che mi piace molto la forma di questo mascara perché con la punta di questo conetto, diciamo, riesco ad arrivare molto bene a prendere le ciglia interiori, qui ai due estremi, diciamo, no? Non lo utilizzo come nella pubblicità per fare quelle sotto, o almeno lo sto facendo adesso per rinforzare un po' l'effetto, quindi voilà, abbiamo trovato anche un altro metodo di applicazione, lo trovo molto utile. Non trovo altrettanto utile il fatto che la bacchetta si pieghi, l'unica utilità che trovo è che quando andiamo a togliere l'eccesso la bacchetta si piega ed è quindi un po' più flessibile nel movimento. Vi lascio al video applicazione e poi dopo vi dico i miei commenti. Ciao! Ok, andiamo con la prima passata, deviamo l'eccesso, specchietto e via per l'appunto di prima passata. Avvicino ancora un pochettino magari. Volutamente non lo sto passando sull'altro occhio perché voglio portare il destro, questo, al termine, lasciare l'altro vuoto, diciamo, e poi farvi vedere le differenze. Utilizzo la punta del conetto per pettinare bene le ciglia più interne e più esterne. Devo dire che l'ho provato già ieri questo mascara e da subito ho scoperto l'utilità della punta del conetto, diciamo. Ok, mi fermo, ecco la differenza tra i due occhi, do modo a sta cretina di mettere a fuoco. E voilà, direi che la differenza è notevole. Vado a fare l'altro occhio. E voilà, ecco l'effetto su entrambi gli occhi. Provo magari ad avvicinarmi un attimo. E voilà. Direi che trovo l'effetto personalmente notevole. Ciao! Avete visto da sole l'effetto di questo mascara, che secondo me è una figata. Che dire, il prezzo. Sono rimasta sconvolta l'altro giorno, sono entrata da Sephora e ho visto che hanno i mascara L'Oreal a 18 euro. Sono poi passata da OVS, gli stessi mascara erano a 12 euro circa. Mi hanno detto che questo mascara si trova alla Gardenia e in altri posti, non so bene dove, fatevi un giro, in offerta a 7,90 o 9,90 molto più probabilmente. Quindi prima di comprare una qualsiasi cosa fatevi un giro, perché probabilmente da qualche parte la trovate in offerta. Comunque, mi piace un sacco questo mascara e io sono dell'avviso che i mascara diano il meglio dopo un po' di volte che li si utilizza. Mi piace la formulazione, lo trovo bello scuro. Io parto da ciglia abbastanza sfigate e guardate che bell'effetto a ventaglio che dà. L'ho utilizzato ieri e non ha perso pezzettini sul viso in assoluto. E ieri ho fatto anche palestra, perché sì, ieri ho fatto un'ora di tonificazione, quindi il mascara ha retto alla perfezione. Non l'ho tolto con particolare difficoltà, nel senso che l'ho massaggiato per benino con il Take the Day Off, poi ho lavato col sapone, insomma la mia solita routine struccaggio che avete visto in uno dei miei ultimi video. Mi strapiace, a me non piacciono i mascara con effetto naturale, questo lo devo dire, cioè a me piace proprio questo tipo di effetto qua con le ciglia
così. Fosse per me, fossi capace di andare in giro con le ciglia finte, penso, perché mi piace proprio l'effetto flap, 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 no? E mi piace moltissimo, è un ottimo mascara. Se lo trovate in promozione a 9,90 non è male. Ora c'ho la fissa che voglio provare il Volume de Chanel, di cui tutti mi dicono mari e monti, tutti i luoghi e tutti i laghi. Bello, non so cos'altro dirvi perché secondo me video, la parte applicazione e il risultato parla da solo. Non ho usato il piegaciglia, quindi proprio beceramente mascara messo così. Ho fatto più passate come avete visto e il mascara regge le più passate. Adesso io spero che la messa a fuoco non mi crei casini. Mi avvicino molto e potete notare che non ci sono grumi. Quindi le diverse passate non hanno creato grumi di sorta. Quindi io assolutamente promuovo il prodotto, piace moltissimo anche a Harry che vi saluta, amore di mammina, e al prossimo video. Ciao! Domande qua sotto e vi rispondo. Ciao!